Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi piacciono i miei contenuti, il mio modo di fare o insomma qualsiasi altra cosa e quindi vi va di iscrivervi al mio canale, quindi di sostenermi attivamente, ricordatevi bene nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina alla voce tutte, così man mano che io poi metterò online i miei video dovrebbero puntualmente arrivarvi le notifiche. Appuntamento per un video in collaborazione. Questa volta la persona con cui collaboro è Rita del canale Rita64. Rita è una persona simpatica, spontanea, è espertissima di profumi, poi veramente insomma sperimenta anche vari generi di vari generi, sì, ok? Oppure anzi, sperimenta video di vario genere, ha veramente mille risorse, insomma, una persona piacevolissima. Io mi raccomando, andate a vedere anche il suo video gemello rispetto al mio, poi giù in info box io vi lascio anche tutti i suoi riferimenti e se ancora non la conoscete e non siete iscritte o iscritti al suo canale, avete appunto la possibilità di farlo. Allora, questo è un video su quelli che sono stati i preferiti del mese di giugno, che insomma ormai sta volgendo alla sua fine, per quanto mi riguarda, insomma, nell'ambito del make-up questo mese e della body care. Tutto insomma, diciamo un medium o high cost, perché poi insomma più avanti farò un altro video comunque sui preferiti sempre del mese di giugno, ma spaziando in maniera un pochino diversa. Allora, beh, giugno è stato insomma, penso un po' in tutta Italia, ma un po' ovunque, il mese in cui insomma ha impazzato il caldo e quindi insomma sono cambiate moltissime, insomma direi quasi tutte, insomma le abitudini o comunque ho cercato una tipologia di prodotti profondamente diversa rispetto anche a quella che magari utilizzavo qualche giorno prima. Allora, è un prodottino che mi ha aiutata discretamente con il caldo, è questa crema corpo. Io questa l'ho trovata in omaggio sulla rivista Silhouette Donna. Non ho fatto un video dedicato perché proprio ho trovato di straforo in un'edicola questa copia, era rimasto questo omaggio, non so neanche perché quella copia fosse rimasta lì, magari insomma dai, aspettava proprio me. Quindi questa è una referenza da 100 ml, credo che sia proprio il formato omaggio, non so quanto potrebbe essere poi invece la quantità del formato, diciamo la taglia di vendita, ecco, chiamiamola così. Allora, questa è una crema rimodellante, tonificante, anche la dicitura alghe cell, con alghe marine, fucus e laminaria, effetto ghiaccio, mentolo, centella asiatica, sambuco, ulmaria, caffeina, noce di cola, tè verde, ascorbil glucoside. E questa è una referenza del marchio Elan, o Elan, se qualcuno sa correttamente dove va messo l'accento mi faccia sapere giù nei commenti. Comunque insomma Elan o Elan è un marchio italiano di Genova, penso che insomma un pochino tutti e tutte lo conosciate, magari ecco rispetto ad altri marchi come, e anche qui fatemi sapere se avete capito a cosa mi riferisco, se ne parla meno, ma comunque insomma su YouTube e in generale se ne parla. Allora, io cercavo una crema tonificante da applicare localmente, io la applico soprattutto all'interno braccia, l'addome, i fianchi, insomma, quindi localmente, che fosse un pochino rinfrescante, appunto la crema tonificante che ti rende la pelle un pochino più compatta, chiaramente dopo aver fatto insomma l'opportuno esercizio fisico, quindi non avevo particolari
aspettative, non mi aspetto che comunque una crema corpo abbia, diciamo che, proprietà rimodellanti, no, assolutamente no, insomma, soprattutto senza magari essere accompagnata da un intenso e costante esercizio fisico, però quell'aiuto in più, quel sollievo in più al caldo, assolutamente sì. Io la tengo anche in frigorifero giusto perché appunto fa caldo ed è così ancora più fresca. Il mentolo si avverte anche se non in maniera prepotente e devo dire che tutto sommato, insomma, mi va bene anche così. Si assorbe rapidamente, è piacevole da applicare, appunto, soprattutto insomma dopo aver fatto comunque esercizio fisico. Vedo comunque insomma questo effetto di pelle più compatta, insomma, quindi una crema insomma che si può definire senza troppe pretese, una crema tonificante. Fatemi sapere se comunque l'avete magari trovata anche voi così di straforo in omaggio su Silhouette Donna, se non so, conoscete questo marchio, se vi incuriosisce, se appunto avete provato delle referenze di Elan o Elan e chi insomma è sicura o sicuro di sapere dove cade l'accento, mi faccia poi sapere giù nei commenti. Di solito penso che sia un marchio che online si possa non reperire su i siti, diciamo, dove si trovano diciamo, marchi che utilizzano ingredienti di un'alta percentuale di ingredienti di origine naturale. Mamma mia, quante papere che mi colgono alle spalle! E invece negli store fisici solitamente si trova nell'erboristeria, che nella mia città poi non sono così presenti, nei negozi biologici, però è difficile magari trovare tante linee, tante referenze, ma forse è un marchio che secondo me dovrebbe essere messo un pochino più in evidenza. Ecco, sì, fatemi sapere se magari anche voi la pensate esattamente come me. Ripeto, questa è una referenza da 100 ml, comoda effettivamente anche secondo me da portare via come travel size, chiamiamola così. Poi tutto il resto è make-up, infatti non noia, make-up. Allora, un ripescatissimo che appunto ha a che fare col caldo, perché con il caldo faccio molta più fatica ad utilizzare per il mio make-up occhi le matite retraibili, proprio perché mi scivolano dalle mani, così io non ho chissà che manualità, non ho la mano ferma, insomma, ecco, ci sono tutte queste cose che remano contro di me e quindi uso matite temperabili. Diciamo che poi con il passaggio più delle temperature che delle stagioni effettivamente può capitare che anche io vada ad utilizzare dello stesso colore sfumature diverse. Quindi col caldo, con l'aver ritirato fuori determinati abiti, come quello che indosso anche per girare questo video, quindi con determinati colori, con determinati cromatismi, che dir si voglia, insomma, tornano e ritornano poi, insomma, anche determinati colori nel mio make-up. Questa la avvicino anche, sì, vagamente, nonostante l'effetto specchio, si vede che è una referenza di Estée Lauder e questa è appunto è una matita temperabile di Estée Lauder ed è la 07 Emerald Volt. Poi comunque chi è curioso, insomma, appunto la classica matita temperabile. Io non mi ricordo se comunque sono anche andata fuori PAO, però nel momento in cui non mi va a irritare l'occhio, scrive ancora egregiamente, sicuramente insomma continuo ad utilizzarla. Vediamo, insomma, vi faccio lo swatch. Sì, effettivamente se io la tengo così, rende questo verde un po'. Sì, è anche un verde bosco, ma forse magari è con una sfumatura un pochino più
brillante, infatti sì, no, chiamiamolo pure Emerald Vault, dai, definiamolo in un certo senso un verde smeraldo. Non credo che si riesca a vedere, comunque l'ho utilizzata per il make-up, ma rende, mi riavvicino con lo swatch dove rende molto di più quello che è l'effettivo colore della matita. Questo è un mio preferito e ripreferito che appunto, insomma, con un po', ribadisco, le temperature calde che mi portano a preferire il più possibile l'uso di matite non retraibile, un po', insomma, diciamo anche vestiti come questo che sto indossando con determinati colori, insomma, mi portano poi a scegliere determinati colori anche per il mio make-up. Rimanendo sempre in tema colore, questo no, è un preferito novità, questo è un blush di Sephora, è il numero 29, Fascinated, così, eccolo qua, rende effettivamente, cerco di non accecarvi, ok, rende effettivamente il colore del blush, vediamo se anche come va con lo swatch. Sì, comunque magari tendete a vederlo un po' più chiaro, però si vede comunque che è un colore pieno e un colore pigmentato, il classico blush aranciato che a me piace molto. Avevo un blush aranciato che avevo quasi consumato, che faceva fatica a scrivere, anche qui comunque l'avevo sfruttato, era andato oltre il suo PAO. Ho voluto provare questo blush aranciato di Sephora. Cercavo comunque un blush in polvere e appunto anche no, anche insomma si fa rende molto di più se io vi rimostro lo swatch che poi insomma andando a vedere il mio make-up. Per mo vari motivi difficilmente riesco a girare con la luce naturale del sole, che è la luce migliore per la resa cromatica del make-up, però insomma, dai, in qualche modo mi stanno aiutando gli swatch. Allora, e rimanendo sempre in tema make-up, questo è, cerco di non accecarvi con lo specchio e di non fare malanni dopo che sono stata strattenta, questo è un illuminante di Douglas, mi piace molto anche, diciamo, questo disegno che non riesco a definire, ma che comunque mi piace veramente tanto. Questo è appunto del marchio Douglas, sì, effettivamente c'è stata un po' nel mese di giugno la scoperta dei marchi, diciamo, delle catene di profumerie, perché mediamente insomma non sono low cost, però insomma mediamente sono medium cost, perché non ho detto i prezzi, ma qui dovremmo essere attorno agli 11 o 12 euro e sono 3,5 grammi l'illuminante, che è il numero 2 Luxu. Attenzione, un attimo che non mi impappino con la pronuncia. Luxurious Gold Highlighting Powder. E sì, non dà il numero 2, sì, non dà altri riferimenti. Questo è una referenza da 9 grammi. Questo è quanto. Cerco magari di col nero. Non è un colore felice per le ditate. E così, eccolo qua. Diciamo sì che è stata, vedo di riuscire a farvi anche uno swatch dell'illuminante, mi dispiace quasi compromettere il disegno e quindi eccolo qua. Sì, questo rende effettivamente alla stragrande. E no, ecco, l'illuminante vagamente si riesce a vedere anche un po' sul naso come l'ho utilizzato per il make-up. Qui, come potete vedere, insomma, sembra quest'oro, diciamo, magari anche un po' chiaro, ma fuso.
È, secondo me, per una carnagione come la mia, che va da chiara a media, ma diciamo che poi, insomma, quest'anno quasi sicuramente non mi esporrò al sole. In ogni caso, io evito di prendere il sole sul viso. È una colorazione che è molto, diciamo, secondo me, tra le più indicate per un illuminante. Chiaramente, un illuminante che, insomma, mi riavvicino, si fa notare, quindi se vi piace, un effetto abbastanza spara flashante, e soprattutto anche questo dà il suo massimo poi con la luce naturale del sole. Appunto, c'è stata da parte mia un po' la riscoperta di questi brand, delle catene di profumeria. Con l'illuminante siamo sui 15-16 euro, quindi insomma entrambe le referenze, un prezzo che va da, diciamo, da un articolo low cost ad un articolo medium cost. Secondo me, fatemi poi magari sapere cosa ne pensate, se avete fatto qualche riscoperta, si possono trovare delle chicche carine, il pack. Che poi, insomma, difficilmente accade con i prodotti chiaramente low cost, è mediamente curato, mediamente anche resistente, e si possono trovare appunto queste chicche che, come performance, hanno effettivamente pochissimo, secondo me, da invidiare a prodotti più di cui si chiacchiera di più e, insomma, decisamente anche più high cost. Fatemi sapere poi effettivamente cosa ne pensate. Io finora non ne sono certa, però diciamo che si può, secondo me, anche trovare qualche dupe. Fatemi sapere se magari voi lo avete anche scoperto. Allora, con, diciamo, il video siamo arrivati verso la fine. Io ringrazio tutte le persone che sono arrivate a vederlo fin qua. Ringrazio nuovamente di cuore Rita del canale Rita64 per aver collaborato con me anche questa volta, e le mando anche un grandissimo bacio molto luminoso. Ringrazio tutte le persone che commentano i miei video, che appunto mettono dei like e che appunto con i commenti sono sempre educate, gentili, che scrivono commenti costruttivi che mi permettono proprio di crescere in questo mio percorso su YouTube, maturando riflessioni che, se non avessi deciso di aprire un canale YouTube, non sarei mai riuscita a maturare. Vi ringrazio veramente di cuore e nuovamente vi invito a sbizzarrirvi con i commenti. Insomma, fatemi sapere la vostra, cosa vi ha colpito di più, se anche voi avete dei preferiti che pescate e ripescate indicativamente. Poi magari a volte, no, difficilmente vanno in sconto, ma magari io riesco ad avere dei punti, trovare qualche promozione, insomma, una matita occhi di Estée Lauder costa sui 20 euro. È vero che comunque dura tanto, il PAO è indicativo, la resa del pigmento e del colore è sempre molto bella, poi magari può risultare di più su un occhio e può risultare meno sull'altro, perché non siamo così simmetrici e fortunatamente non siamo dei robot. Però, insomma, devo dire che ne ho anche di altri colori, non mi hanno mai delusa. Chiaramente, insomma, invito chiunque, se poi si vede che non scrive, che irrita tantissimo gli occhi, che, insomma, poi a lasciar perdere, insomma, e a terminare di utilizzare determinate referenze. Io vi saluto, vi mando un bacio grande, un altro, un bacio luminoso e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!